A Roveleto, per il corso di conoscenza del mondo islamico, per questa settimana è ospite padre Maurice Borman, che è uno, credo, dei principali, insomma, esperti, conoscitori del mondo islamico, per gli studi che ha fatto, ma anche per la vita che ha fatto, no? Ho vissuto a lungo in Tunisia, nel Medio Oriente e soprattutto anche a Roma, avendo contatti con tutti questi paesi, con tanti amici musulmani, soprattutto professori e uomini e donne di cultura. E quindi a lei il compito questa sera un po' di, credo, di presentare, no? Anche un po' le linee principali di conoscenza di questo mondo, perché anche lei stesso ha più volte affermato che la conoscenza è indispensabile, no? Come Sì. primo passo. Come diceva Edward Said, al momento purtroppo dell'11 settembre del 2001, non è lo scontro delle civiltà, è lo scontro delle ignoranze. E troppo spesso l'ignoranza genera, diciamo, diffidenza, paura e talvolta anche, diciamo, malinteso, donde tanti problemi. Ed è per questo che bisogna fare uno sforzo di interconoscenza da entrambe le parti. E conoscere il mondo islamico è semplice o è un mondo piuttosto articolato, piuttosto complesso? Il mondo dei musulmani è molto complesso e svariegato come il mondo dei cristiani o il mondo degli ebrei. Boh, vale a dire, dobbiamo capire che non c'è una visione monolitica delle cose. Lei ha parlato ad esempio di quattro forme di Islam e ha detto che non sono poi dei blocchi così distinti uno dall'altro, ma che possono convivere anche nella stessa persona, magari in fasi diverse della vita, è vero? Quali sono queste quattro anime, questi quattro aspetti? Non direi quattro anime, ma direi quattro versanti o forse quattro indirizzi. Vai a dire che molti musulmani vivono gentilmente e con grande semplicità un Islam di tipo ritualistico, tenendo in considerazione la legge, i riti, il credo naturalmente che è fondamentale. Se non che accanto a questo Islam di tipo talvolta popolare o giuridico, abbiamo anche un Islam della saggezza, uomini e donne di cultura che hanno tentato di fare una sintesi tra tradizione ortodossa e cultura moderna, soprattutto se sono capaci di praticare una o due o tre lingue, come da noi. Tanto più sappiamo delle lingue, quanto più la nostra ricchezza umana permette di valutare in modo molto equilibrato le esperienze nostre e le esperienze degli altri. È un problema di cultura. E poi è anche vero che molti musulmani nella storia hanno pensato utile non accontentarsi, diciamo, di una pratica più o meno rigorosa dei riti, delle feste, delle prescrizioni, talvolta anche alimentari o di vestiti, ma hanno pensato importante approfondire nel cuore della loro fede un avvicinarsi al mistero del Dio vivente. Vale a dire, questo si chiama più o meno un Islam mistico, si chiama in arabo il sufismo. E naturalmente qui sono nate, come da noi, accanto alle grandi congregazioni dei francescani e dei domenicani, delle confraternite popolari che hanno praticato, diciamo, e la meditazione, e il ricordo dei santi, e, diciamo, la comunione attorno, diciamo, a una meditazione approfondita di alcuni testi o del Corano o dei santi. C'è tutto questo, vedete, nel mondo dei musulmani. E tutto questo si è colorato da lingue diverse. Non tutti i musulmani sono arabofoni, il 20%. Allora, sai, a seconda dei paesi,
vediamo l'importanza relativa di queste confraternite. Se lei va nel Senegal, vedrà che lì quasi tutti i musulmani senegalesi appartengono o alla confraternita dei Muridi o a quella della Tigiania. Vale a dire, in ogni paese dobbiamo essere attenti a avvicinare, diciamo, la realtà religiosa degli altri con grande rispetto e direi con grande senso di grande varietà, come da noi. Lei poi dice anche che esiste un Islam con la I maiuscola e uno con la I minuscola. Beh, io direi, come tanti professori di tante università, l'Islam come una grande I significa l'Islam politico, l'Islam cultura, l'Islam a realizzazione storica. Qui abbiamo l'architettura, l'estetica, i diritti e così via, e la letteratura naturalmente. L'Islam con una piccola I significa per me la religione tale quale, come esperienza spirituale del mistero di Dio, ed è vero qui che nell'Islam, monoteismo intransigente, l'uomo rimane una creatura che ha soltanto come ideale l'obbedienza perfetta, la sottomissione fedele alle domande divine tramite un libro che si chiama il Corano. E io penso che qui dobbiamo tenere presente che per i musulmani la loro visione della trascendenza impedisce loro di immaginare che Dio possa avvicinare l'uomo fino a diventare uno di noi. Questo è specifico del cristianesimo. Qui dobbiamo prendere atto della grande differenza. Boh. E non è a caso che per i mistici musulmani l'ultima tappa, direi, dell'ascensione mistica è l'avvicinarsi a Dio, essere vicini, il qurb, la vicinanza. Niente di più. Il mondo dei musulmani oggi rappresenta più o meno il terzo della nostra umanità. E purtroppo le vicende politiche contemporanee hanno fatto sì che in molti settori della vita economica, culturale e religiosa i malintesi si sono accumulati. Perché forse mancano uomini e donne che possano fare da mediatori o mediatrici tra le due sponde o le due culture o le due religioni. Padre Mbormas, siamo in conclusione. Guardando avanti è evidente che la sfida già attuale, ma quindi lo sarà anche del futuro, l'ha detto anche lei più di una volta, è proprio quella di questa comunque convivenza, perché è se non altro inevitabile da quello che stiamo vivendo, dai flussi migratori. Lei come la vede questa sfida? Possibile? Positiva? Non dico che sia possibile, è ineluttabile la sfida. La dobbiamo fronteggiare, almeno il cristiano, con grande fiducia nello spirito di Gesù, che non fa discriminazione alcuna e che raggiunge nel segreto delle coscienze ogni persona onesta che tenta di corrispondere alle toccate dello spirito di Dio. Anche i musulmani credono nello spirito di Dio, a modo loro. L'importante per noi di essere abbastanza, diciamo, trasparenti ai valori del Vangelo per far sì che tra di loro possano intuire che alcuni valori del loro Islam non sono estranei al patrimonio della nostra tradizione cristiana. Non è a caso che nel Corano si parli di Gesù, non un Gesù di tipo cristiano, ma un Gesù che fa dei miracoli, che è nato da una madre vergine e che ha avuto il coraggio di subire, diciamo, delle accuse.
e che ha predicato un Vangelo di pace e di riconciliazione. Sono dei valori, no? Come io ho conosciuto dei musulmani che rimanevano molto interessati dal messaggio delle beatitudini. Allora, sa, tante parabole del Vangelo sono accessibili ai musulmani. E un amico mio, che a lungo è stato prete in Algeria, mi diceva che aveva accompagnato tanti musulmani al momento dell'agonia loro, perché erano vecchi e vecchie. E lui raccontava sempre la parabola del figlio prodigo. Ha aiutato molti musulmani a morire in santa pace con Dio, avendo, diciamo, davanti agli occhi la parabola del figlio prodigo. Dio accoglie tutti e tutte. Ecco. Siamo tentati, soprattutto noi qua in Italia, lo vedo anche dalle piccole cose, no? Negli asili non si fa più il presepe perché si offende, si pensa di offendere il musulmano, ma è veramente così, rinunciando a tutti i propri segni distintivi che si lascia veramente spazio all'altro. Siamo sempre tentati a progettare sull'altro una immagine preconcetta su di lui. È fatto così, perciò la conoscenza diretta è importante per noi. E poi le false immagini che la nostra società ogni tanto fa, diciamo, conoscere da tutti quanti. Boh, dobbiamo sempre riscoprire l'altro, al di là del ruolo che gioca, come se fosse al teatro. Ma rinunciare alla nostra identità giova? Io penso che è molto importante rivelare all'altro qual è la nostra vera identità, ma troppo spesso sia il cristiano sia il musulmano nasconde la sua vera identità dietro, diciamo, un'identità di facciata che fa comodo a tutti quanti. Boh. Che però non porta alla verità. Perché... Però, per poter arrivare, diciamo, a svelare la vera identità bisogna che si creino legami di amicizia, di fiducia, di condividere il pane e il sale, vale a dire anche talvolta di soffrire insieme o di lavorare insieme. Sa, e qui c'è tanto da fare. E ogni esperienza umana è unica. Ma lei che ci sta dentro da così tanti anni, le sembra di vedere che si fa qualche passo in avanti o non si riesce? È difficile dire che ci facciano, diciamo, molti passi in avanti, sai, perché purtroppo gli eventi della politica, i confronti delle lotte economiche o culturali, o le affermazioni di una superiorità culturale, come è il caso tra Occidente e paesi arabi o musulmani, il fatto sta che, nonostante tutti questi sforzi capillari della brava gente, purtroppo nei momenti di crisi ritornano a galla delle parole che feriscono di nuovo e profondamente. Si parla di nuovo di guerra santa, di jihad, eccetera. Boh, c'è sempre da fare. Boh.